Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, sede della Sapienza, bentornati innanzitutto. Se vi ricordate, la volta scorsa abbiamo visto il capitolo delle discussioni, ci siamo fermati alla adultera, inizia oggi il capitolo ottavo, e l'altro lunghissimo discorso sulla testimonianza che Gesù rende a se stesso e poi su Gesù e Abramo, e poi arriverà il sesto segno, che è cieco nato, il discorso sul buon pastore e la risurrezione di Lazzaro. Ovviamente queste cose le tratteremo non oggi, ma nelle prossime puntate, perché una cosa alla volta. Oggi siamo al capitolo ottavo e lo presentiamo prima e poi lo andiamo a vedere come sempre nel testo. Allora, anzitutto il celebre episodio dell'adultera, che più o meno tutti dovremmo conoscere, conosciamo, è stato variamente interpretato anche nella cinematografia da varie attrici, e quindi questo è il primo grande elemento che andiamo ad affrontare. Gesù, luce del mondo. Discorso di Gesù sulla testimonianza che renderebbe a se stesso, questo è un altro lungo discorso, e poi il discorso su Abramo, l'importantissimo discorso su Abramo. Se vi ricordate, il libro dei segni è sempre concepito da San Giovanni come un'alternanza tra discorsi e miracoli, discorsi e miracoli, l'uno si rimanda all'altro, no? E quindi questa è una presentazione molto molto breve. Come sempre negli incontri biblici bisogna passare rapidamente ai testi. Andiamo al capitolo ottavo di San Giovanni. Gesù si avviò verso il Monte degli Ulivi, ma al mattino si recò di nuovo nel Tempio e tutto il popolo andava da lui, ed egli sedette e si mise a insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio e la posero in mezzo e gli disse: Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè nella legge ci ha comandato di lapidare donne come questa, tu che ne dici? Dicevano: questo per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, disse loro: chi di voi è senza peccato, getti per primo la pietra contro di lei. E chinandosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo e la donna era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata? Ed ella rispose: nessuno, Signore. E Gesù disse: neanche io ti condanno. Va e d'ora in poi non peccare più. Ci fermiamo su questo primo episodio, su questo primo brano, molto importante. Vi ricordate che Gesù nel Vangelo secondo Luca ha lasciato detto due cose in termini perentori, cioè sotto un comando imperativo negativo: non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Vedete che qui Gesù dice: nessuno ti ha condannata, non giudicata. Che differenza c'è tra il giudizio, tra il giudicare e il condannare? Questa è una cosa molto molto importante, perché sono due cose che non si devono fare mai per nessun motivo di Gesù. Quando un comando è espresso in termini negativi, non fare questa cosa, quella cosa non si deve fare. Qui si tratta di una condanna. Perché una condanna? La donna era stata sorpresa in flagrante adulterio, quindi è certo che l'adulterio l'abbia commesso. Ora, secondo voi, è possibile che una persona commetta adulterio senza rendersi conto di quello che sta facendo? È possibile? Non è uno di quei 12 là, ma non l'ha fatto apposta, non si rendeva conto. Non me ne sono accorto, insomma. Oppure, sai, era una finezza, non lo sapevo, sai, insomma. No, l'ha fatto e sapeva quello che stava per fare, quindi sicuramente si può affermare che non è giudicare, dire ha commesso adulterio perché l'ha trovata a letto con uno che ha capito, non si tratta quindi di un giudizio. Quindi di fronte ad una persona che è oggettivamente colpevole
di un peccato, che facciamo? Quindi capite la fattispecie differente. Pietre, esatto, cioè, Mosè ci ha ordinato di farlo, l'Antico Testamento, li capite, no? E Gesù scrive col dito per terra due volte. E che stava a scrivere col dito per terra? Se qualcuno si ricorda la prima edizione di Borgo San Michele, qui ci sta, c'è qualcuno, insomma, se c'è la memoria lunga, passati anni sono passati, questo è del 2010 credo, il Vangelo secondo Giovanni, quindi proprio forse il 2009 addirittura, la prima edizione, tanto è vero che non esistono i video, perché non c'erano ancora i video a quei tempi. Allora, gli interpreti si sono abbastanza come, ma l'ipotesi più accreditata, che è anche quella che viene maggiormente favorita dal contesto e da quello che Gesù dice dopo, cosa sta scrivendo per terra? Sta scrivendo per terra i peccati dei presenti. Che ne so, bestemmiatore, non paghi le tasse, che ne so, maltratti gli schiavi, non paghi le tasse al tempio, non onori il sabato, queste cose qui, tutti quanti i peccati dei presenti. Alla muta. Lui, capite anche Gesù, guardate quanto, cioè, le finezze soprannaturali, no? Lo incalzano, non dice subito, uè, e andavano tutti a casa che voi siete peggio di lei, perché questo poteva rispondere, no. Ma la carità esige, dice, fa finta di non sentire e scrive, sperando che qualcuno vedesse quello che stava scrivendo e non facesse la seconda domanda. La fanno, ciao, allora se proprio insisti non ti dice vattene a casa perché voi siete peggio di lei, dice, se qualcuno di voi è senza peccati, ricordi quello che ho scritto, ma dopo continuo, scagli la prima pietra, si risiede e continua a scrivere. Vedete anche la delicatezza di Gesù, questo è non condannare, perché non si può condannare, primo perché tu sei sicuro che sei migliore del peccatore che stai condannando? Sei proprio sicuro? Ah no, ma io un peccato così brutto non l'ho mai fatto. Forse che non l'hai mai fatto, se è un dato oggettivo, è incontestabile. Ma sei sicuro che non lo farai mai? Ah no, 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 questa è una cosa veramente orribile, io non la farò mai. Non la farai mai se il Signore ti darà la mano sulla testa, se ti dà la sua grazia, se non te ne vai fuori di testa e non ti impazzisci. Ma è proprio dell'umiltà, che adesso citeremo San Francesco, non fare mai un pensiero di questo genere. Quando San Francesco andava sempre dicendo in giro, che lui diceva così, no? Piangendo, ma non piangendo per farsi notare, quindi per fare il pagliaccio, per fare il finto santo, ma piangendo di cuore, diceva, Signore, abbi pietà di me che io sono il più peccatore che esiste sulla faccia della terra. Tante volte ho raccontato questa storia, una volta, due volte, tre volte, voi sapete che San Francesco girava sempre con Frate Leone, che e questo a un certo punto sbotta, non erano più di scusi padre, dico, però abbia pazienza, cioè le bugie non si dicono, no, ma come può lei dire in verità che è il più peccatore di tutta la terra, cioè lei sta tutto il giorno con un breviario in mano, a dire il rosario, che non, ancora non c'è il rosario, insomma, a dire il Padre Nostro, a fare penitenza, cioè, ma qua nel mondo ci stanno veramente, cioè, i pervertiti, i corrotti, i viziosi, tu mica sei più peccatore di questi. E che gli ha risposto? Lui dice, sì, fratello, dici bene, per grazia di Dio io sono stato preservato da questi peccati, ma io sono stato preservato da questi peccati per grazia di Dio. E ne sarò preservato in futuro se Dio mi fa grazia, ma se Dio non mi farà grazia diventerò peggio di loro. E io sono anche convinto che se questi miei fratelli avessero avuto le stesse grazie che ho avuto io in mezze, sarebbero diventati molto migliori di me. Se avete il libro L'imitazione di Cristo, il libro audio, trovate proprio un punto dove si trovano testualmente e letteralmente queste parole. Questo è il soggetto. Se uno si convince profondamente di questo, anche quando vedi veramente una cosa brutta, non è che una cosa brutta non diciamo che è bella, cioè un cristiano non è che una cosa brutta dice, beh, non fa niente, non è niente, no, fa ed è, ma non ha nel cuore, non è un forcaiolo,
capito? Non è una persona che spara a galera, andare, non si può, non possiamo. Nei sinottici questo discorso Gesù lo riprende nella parabola del servo spietato, ricordate, no? Come fai tu a presentarti davanti al Signore se tu sei un giustiziere e un forcaiolo? Come puoi chiedere perdono dei peccati? Tutti quanti noi abbiamo peccati da farci perdonare, chi più chi meno, o qualche scheletro nell'armadio, come si dice nel parlare comune. Come ci presentiamo davanti al Signore? Se cominciamo a distribuire anatemi e epiteti a destra, siamo sicuri con noi che abbiamo anche, per esempio, dice, ma io una cosa così grave non l'ho fatta mai. Siamo così sicuri che il nostro criterio di grave e non grave corrisponda a quello di Dio? Cioè, nel senso, tu sei sicuro che quello che tu pensi che sia grave lo pensa anche il nostro Signore, e questa cosa è più grave di quell'altra? Sei sicuro che questa cosa è più grave di quell'altra? Siamo sicuri di questa cosa qui? Capite? Quindi questa è la condanna. Il giudizio invece, attenzione, il giudizio sono due cose da cui bisogna astenersi. Uno si chiama giudizio temerario, in senso stretto, cioè sulla base di un semplice sospetto attribuisci un qualcosa a una persona. Vi faccio un esempio, possiamo fare un esempio stupido, no? Io, i sacerdoti a casa hanno la perpetua. Supponiamo che un sacerdote arriva in una parrocchia nuova e la perpetua una mattina entra dentro casa e pulisce la casa. Passa il parrocchiano che non ha mai visto la perpetua, non ha visto il prete, dice: è entrata una donna qua dentro. Cioè, che quella è da vedere, che era la perpetua del prete che andava a pulire la casa. Se tu senza nessun motivo già gli hai appiccicato e quello c'è l'amante, che capite, no? In base a cosa dici questo? Questo è un giudizio temerario, cioè sulla base di un semplice sospetto, tra l'altro anche infondato, tu boom, capito? Io faccio un esempio di questo genere, ma se ne possono fare una montagna, no? Vedi una donna, che ne so, sta con un collega di lavoro, che ne so, se sta a fare una pausa d'orario, si sta a prendere il caffè, dice, quelli che stanno a fare appiccicati, stanno a pia caffè, e noi dobbiamo sempre pensare in bene del prossimo, mai in male. Poi, che è successo? Sempre in bene, mai in male. Oppure, anche quando, come dire, non è semplicemente un sospetto, quindi una persona oggettivamente magari fa qualche cosa di negativo, tu gliene attribuisci immediatamente la piena colpevolezza, quindi giudichi la persona, non il comportamento. Se non sono chiaro, per favore, dite, queste sono cose importantissime, cioè se una persona fa oggettivamente una cosa cattiva, per esempio una maldicenza, io ascolto una persona che sta sparlando di un altro, questa non è una cosa bella. Se quella sta sparlando, non posso dire che sta facendo le lodi, d'accordo? Sta sparlando. Questo non è ancora un giudizio, ma è una constatazione di un fatto. Ma se io dico, guarda sto disgraziato, taglia e cuce, questo è proprio un pettegolo, già questo è un giudizio. Perché tu sei sicuro che quella persona abbia la coscienza che la chiacchiera è una cosa che non andrebbe fatta? O che non ci abbia un'abitudine contratta nel tempo, un cattivo esempio, quindi non se ne rende minimamente conto. Quindi da un punto di vista della sua imputabilità soggettiva, pur essendo quella cosa che fa un male, davanti a Dio forse la sua responsabilità è molto diminuita. L'ho detto ieri sera durante una catechesi che ho fatto per spiegare bene alcuni concetti molto molto delicati, no? Facendo un esempio, insomma, di una mistica donna, insomma, austriaca adesso è morta, che raccontava che ha visto John Lennon in purgatorio, no? Io pure quando l'ho sentito ho detto, Paola, dalla sedia. Uno può dire perché anche se una persona magari ha una condotta di vita disordinata, dagli ambienti degli spettacoli, la musica, no? Cioè, ma tu sei sicuro che quella persona sappia quello che sta facendo, si renda conto di quello che sta facendo? Tu lo sai che cosa ha vissuto, cosa c'era dietro, eccetera. Se voi vi studiate, se andate all'FBI negli Stati Uniti, fate una cultura dei serial killers. I serial killers, se uno vedesse gli antefatti della vita che ci hanno avuto, non è che questi li giustificano, per carità, devono andare poi in galera e bisogna. Ma
Cioè, se tu vedi un ragazzino che da piccolo, capito? Botte da orbi, violenze, umiliazioni, continue, famiglie, cioè, capito? Questo gli parte la testa e comincia a terrorizzare delle sorti, capito, di odio verso tutti, che poi li sfoga anche in maniera a volte, come dire, violenta, criminale. Attenzione, non vuol dire che ha fatto bene o che non si debba mettere in galera o che il nostro Signore gli dica bravo, no, però il tasso di colpevolezza lo può giudicare soltanto il nostro Signore, capite? È un'altra cosa, un sadico cosciente, consapevole, che c'ha nessun motivo e poi comincia a ammazzare la gente per gusto di vederla soffrire. Capite? Rispetto a una persona che ci abbia un antecedente del genere. Quindi quando noi ci mettiamo davanti a una persona, stiamo sempre davanti a un sacrario, per cui dobbiamo fare sempre un passo indietro. Mai sparare, mai attaccare via etichette. Questo è più importante di quello che si pensi, cioè proprio uno stile che deve caratterizzare la nostra esistenza. Io voglio essere contenti, se in giro si dice di voi, non li ho mai sentito dire male di nessuno. Se qualcuno può dire questo di voi, siatene fieri. Insomma, no? Non bisogna farlo, non c'è nessuno, cioè, stiamo proprio, dice, ma ci sono anche persone che si dicono cattoliche, persone, lo fanno, non si ne andranno, cioè, noi no. Se uno ha capito bene le cose che dice Gesù nel Vangelo, almeno ci deve provare a uscire fuori da questi schemi. Capite? Perché il Vangelo noi lo ascoltiamo non come un romanzo, per cercare di metterlo in pratica, cioè, è difficile, vabbè, lo sappiamo che è difficile, però ci dobbiamo muovere. D'accordo? Ecco, poi c'è un piccolissimo passaggio, vedete, proprio tra subito dopo, e Gesù a questa donna dice: non ti ha condannato nessuno? Immaginate la faccia di questa, no? No, vedete che significa? Non condannare non significa dire bravo, cioè, non ti condanno neanche io. Va e d'ora in poi non peccare più, capite? Quindi l'astenersi dal condannare chi è caduto non significa ah, fa niente, no, significa bene, ti perdono, ti do un'altra possibilità, vai e non peccare più. Non lo sappiamo se questa donna non ha peccato più, ma questo è quello che Gesù ti ha detto di fare. Tra questo episodio e il primo grande discorso di Gesù sulla testimonianza che dicono che renda a se stesso, Gesù dice: io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quello che cerco di dirvi al termine dice: gli altri fanno così, noi cerchiamo di seguire la luce e di essere figli della luce, illuminati dalla luce, e agire conseguentemente come figli della luce. E adesso ci leggiamo questo lungo discorso. Gli dissero allora i farisei: tu dai testimonianza di te stesso, la tua testimonianza non è vera. Gesù rispose loro: anche se io do testimonianza di me stesso, la mia testimonianza è vera perché so da dove sono venuto e dove vado. Notate, i discorsi del Gesù di Giovanni sono discorsi abbastanza consistenti, anche da un punto di vista teologico e anche un po' belli pienotti da un punto di vista proprio sintattico. La mia testimonianza è vera perché so da dove sono venuto e dove vado. Cosa sta dicendo? Chi di voi sa da dove siete venuti? Chi è che si ricorda dove stava 100 anni fa? Se uno sapesse da dove. Da dove sei venuto? Da papà e da mamma? Sì, ho capito, eh? Un po' poco, eh. Chi di voi si ricorda come stava nella pancia della mamma? Sapete dove stiamo andando? Qualcuno ha visto l'inferno, il purgatorio, il paradiso? Avete visto? Quindi noi non sappiamo né da dove siamo venuti né da dove andiamo. Grazie a Dio la fede ci dà qualche criterio, ma lo conosciamo per la fede, non per una conoscenza personale e diretta. Quindi Gesù sta dicendo, tra l'altro, quando noi parliamo di noi stessi, ah, io faccio, io dico, io tu sei tanto sicuro che puoi parlare di te stesso? Sei tanto sicuro? Siamo sicuri di conoscerci bene? Ah, io faccio questo, io no, io questo non l'ho fatto mai, questo non lo faccio mai.
Guardate, no, no, guardate, io voglio invitare alla riflessione. Per esempio, io una cosa di questo genere, dire io non l'ho fatto mai, salvo cose macroscopiche, oggi non lo posso dire, perché io mi sono già dimenticato quello che ho fatto l'altro ieri. Ci sono i testimoni, ci sono, ogni tanto dice, ma io quella volta l'ho detto questa cosa. Allora, io sono testimone, perché poi la gente si arrabbia, che si pensa che faccio finto tonto, ma non è vero, cioè io lo so che non è vero, lo so scordato. Perché la nostra condizione di strutturale debolezza non ci consente di dire una cosa di questo genere. Chi di noi sa? Chi, vabbè, allora io ti dico, che cosa stai facendo? Che è oggi? Il 12 gennaio 2021, che cosa stai facendo il 13 gennaio del 2014 alle 5 del pomeriggio? Chi sa rispondere? Dio subito te lo dice, sta tutto a stante, non ci devi manco pensare un istante. Perché Dio lo sa cosa stai facendo il 13 gennaio del 2014 alle 15.05. Tu lo sai? Ma sei sicuro che il 13 gennaio del 2014 alle 15.05 stai a fare qualcosa? O no? Eri vivo? O stavi ancora nel mondo dell'aldilà? Oh, eravamo vivi, no? Ma ti ricordi quello che stai facendo? A meno che non c'è una data eclatante, o che ci abbiamo un diario, è bello scriversi in diario delle cose importanti, fatelo, perché se c'è una cosa importante la vissi, o te fai una foto o te fai un video adesso, ma se tu non c'hai uno strumento, capite come siamo fatti noi? Quindi Gesù dice, quello che sta dicendo, capite, già in questa risposta che sembra che non sta dicendo niente, dice ragazzi abbiate pazienza, cioè voi non sapete con chi state parlando, e non lo dice in termini ovviamente, ma lo dice anche se io do di testimonianza di me stesso, perché voi sapete, no? Cioè chi si loda si sbroda, cioè io non posso dire io sono bravo, perché chi si loda si sbroda, no? Cioè per sapere se io sono bravo voi dovete farvelo dire da qualcuno. Quando arriva un parroco, chi è che va dal parroco a dirgli tu sei bravo o sei cattivo? Nessuno. Chi è che ti dice com'è il parroco? Le chiacchiere che lo precedono? Se è bravo o cattivo? O no? Poi bisogna vedere se le chiacchiere sono vere. Ma nessuno va dal parroco perché non può rendere. Cioè, il parroco se tu gli dici sei bravo, lo sapete che anche nel codice di diritto penale c'è scritto che voi sapete che l'imputato in un processo non può essere interrogato, perché nessuno può essere costretto a dire male di se stesso. Perché se quello ha fatto una cosa, se spontaneamente vuole fare una confessione va bene, ma non lo puoi costringere. Perché io, se qualcuno mi dice una cosa, io sono bravo, capito? Quindi dice, calmi. Allora, anche presso gli ebrei, per affermare qualcosa di qualcuno, ci vuole un testimone, un esterno che dice questo è così e questo è quello, ha fatto questo, non ha fatto quest'altro. D'accordo? Ecco perché il discorso sulla testimonianza. Adesso Gesù citerà i suoi testimoni, che sono testimoni eccellenti, ne cita tre in questo discorso, capite? Ma dice, a me in teoria non mi servono i testimoni. Perché io so da dove vengo e dove vado e sono in grado di darti conto istante per istante, secondo per secondo, tutta la mia vita. Cioè se io ci fosse stato Gesù qua e dicevo voi vi ricordate quello che avete fatto, lui non l'avrebbe fatto, ma poteva, perché era umile, ma poteva alzare la mano e dire molto lo dico io ho fatto questo e questo. E se apriva il libro di Nostro Signore, voi sapete che il Nostro Signore c'è un libro dove sta scritto tutto quanto e ti faceva leggere su quella pagina, hai trovato scritto esattamente, cioè, noi l'abbiamo dimenticato, ma quella cosa che abbiamo fatto, sta scritta, lì rimane in eterno, è scritta in chiostro indelebile, capito? Non si muove, non si cancella. Ancora, vedete, voi giudicate secondo la carne, che di noi secondo la carne, secondo le apparenze, secondo quello che sembra. Vi è mai capitato che avete preso una cantonata grossa quanto una casa e vi siete proprio sbagliati clamorosamente sul giudizio sparato su qualche persona o su qualche situazione? Vi è mai capitato mai? Vi prende qualche cantonata e ci dice ma ero proprio sbagliato a valutare questa situazione, a pensare di questa persona, a destra e a manca. Perché l'uomo giudica secondo quello che appare. Dice, io non giudico assolutamente nessuno. Gesù non è un giudice nel senso che abbiamo visto prima, ma se anche io giudico, capite? Gesù può giudicare, non vuole giudicare, ma può farlo. Il mio giudizio è vero
perché non sono solo ma io e il padre che mi ha mandato, cioè tutte quante quelle cose che vi ho detto noi non possiamo giudicare perché non possiamo conoscere cosa c'è dentro il cuore di un uomo, ci mancano tutta quanta una serie di criteri indispensabili per il giudizio, ma questi criteri Dio ce l'ha. Vi faccio una confessione: quando studiavo diritto penale, perché le cose, questi discorsi, no, che riguardano fattispecie anche di peccato, hanno un equivalente nelle cose che costituiscono reati. Quando tu studi la teoria generale del diritto penale, dici che quando un giudice va a dover giudicare un imputato, deve innanzitutto guardare il fatto, quindi se un fatto sussiste e se l'imputato l'ha commesso, ma poi deve averlo commesso con coscienza e volontà e o con dolo o con colpa. Io quando studiavo dico, ma come si fa ad arrivare alla certezza che una persona abbia commesso un fatto veramente con coscienza e con volontà libera, quindi senza condizionamenti, senza costrizioni? Come si fa? La legge umana ti dà dei criteri in cui arrivi ad un sufficiente grado di ragionevolezza, ma la certezza non te la dà nessuno, perché non si può raggiungere, perché soltanto Dio può raggiungere questa certezza. Quindi, e anche se io giudico, il mio giudizio è vero, perché non sono solo, ma io e il padre, capite? Dicendo il padre con la P maiuscola, cosa sta dicendo? Vi ricordate il discorso che abbiamo fatto? Gesù si chiama figlio del padre, attenzione, in senso forte. Il termine greco è huios. Huios è il figlio che noi conosciamo come figlio naturale. C'è un altro termine per dire figlio in greco che è tecne, e tecne non è figlio naturale, è figlio adottivo. Cioè Gesù è figlio di Dio, huios. Noi che siamo battezzati siamo figli di Dio per adozione, siamo tecne. Quindi noi non siamo uguali al Padre, abbiamo la grazia, quindi se facciamo vivere la grazia in noi gli assomiglieremo al Padre. I santi assomigliano a Dio, ma non sono Dio. Invece Gesù è uguale al Padre, il Padre è con me, capite? Dire è con, sapete, quando l'angelo ha detto alla Madonna Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, cioè, capite che significa è con te? È con te vuol dire che approva quello che fai, è al tuo fianco, ti benedice, è una cosa grossa. Allora, Gesù prosegue, nella vostra legge sta scritto che la testimonianza di due persone è vera. Ah, sono io che do testimonianza di me stesso? Ha appena detto io sono la luce del mondo, ecco perché attaccano questo discorso. Dice, tu sei la luce del mondo, per me. Chi l'ha detto questo qua? Fallo dire ai tuoi discepoli, no? Dice, va bene, io darò testimonianza di me stesso, numero uno io lo posso fare, ma numero due il padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. Ve li ricordate gli episodi del Vangelo? Uno abbiamo sentito domenica scorsa, non mi fate arrabbiare, siamo stati a messa domenica scorsa. Che è successo quando Gesù si è battezzato? Chi ha parlato? Il padre. Non ha dato testimonianza? Ha fatto questo è il figlio mio prediletto. Vedremo nel Vangelo di San Giovanni, sarà solo lui a citarlo, perché nei Vangeli sinottici il padre parla al battesimo, davanti a tutti, e alla trasfigurazione. Davanti però c'erano solo degli apostoli, c'erano solo Pietro, Giacomo e Giovanni lì. Ma nel Vangelo di Giovanni c'è la terza parola del Padre, lo vedremo nel capitolo 13, ci arriveremo. Quando i greci dicono vogliamo vedere Gesù, dice, è giunta l'ora che sia glorificato il figlio dell'uomo, Padre glorifica il tuo nome, venne una voce dal cielo, la terza volta che il Padre parla, l'ho glorificato e di nuovo lo glorificherò. Però Gesù può già dire, il Padre che mi ha mandato dà testimonianza di me. E gli dissero allora, dov'è tuo padre? Rispose Gesù, voi non conoscete né me, attenzione, né il Padre mio. Se conosceste me, conoscereste anche il Padre mio. Attenzione che la conoscenza biblica, cosa risponde la Madonna all'Arcangelo Gabriele? Quando gli dice tu diventi, nascerà un figlio da te e si chiamerà Gesù, cosa risponde la Madonna all'Arcangelo Gabriele? Come avverrà questo dal momento che non conosco uomo? Non lo conosceva San Giuseppe, erano fidanzati, ci mancava soltanto che andassero a vivere insieme.
Hanno già celebrato la promessa matrimoniale, che per un ebreo era mancava soltanto un pro forma. Come non lo conosce? Ma non è conoscere nel senso, è conoscere nel senso forte, conoscere nel senso sponsale, coniugale. Questo conoscere, adesso capite che col nostro Signore non si possono applicare queste categorie, ma la conoscenza biblica non è una conoscenza che dici, sai, buongiorno, capito? Lieto di conoscerne, kennen mit zu lernen, dicono, capito? Nei tedeschi. È un conoscere affettuoso, è un conoscere intimo, è un conoscere esperienziale, è un conoscere sapienziale. Cioè, se tu conoscessi me, cioè, se avessi compreso bene chi sono, se fossi penetrato dentro il mio cuore, se avessi instaurato come i miei discepoli una relazione, come vi ricordate i miei discepoli, venite e vedete, state con me, avresti conosciuto anche il Padre, che significa? Avresti capito che io sono Dio. Perché se stai vicino a Gesù, tu presto o tardi lo capirai che è Dio. Come facciamo noi a fare un'esperienza di Dio? Molta altra gente dice, come fai a fare un'esperienza di Dio? Secondo voi, come si fa a fare un'esperienza? Devi fare qualcosa di strano, di andare a fare qualche messa carismatica. No. Devi metterti in contatto, cioè, devi frequentare le occasioni che ci sono di stare in contatto con Lui. Le più comuni, dalle più comuni ordinarie, come può essere una messa, a quelle un pochino più straordinarie, come può essere un pellegrinaggio, un incontro come quello che stiamo a fare stasera, perché dentro questa dinamica, tu piano piano, a parte che ci sono gli appuntamenti che il nostro Signore dà, San Giovanni, che uno se lo ricordava, ricordate quando incontra, erano le 4 del pomeriggio, noi solo ci dimentichiamo il passato, ma quello se lo ricordava benissimo, il giorno eppure che ora era, tutto si ricordava, quando succede una cosa importante. Quindi, frequentando Gesù, conoscerai chi Lui è. E soprattutto lo conoscerai in base a quello che comincerai a vivere. Ecco la conoscenza biblica, non è una conoscenza intellettuale, è una conoscenza esperienziale. Cioè, se una persona che sta vicino al Signore non campa meglio, c'è qualcosa che non funziona dentro di noi. Immaginate, molti maestri di spirito dicono, ma com'è che tanta gente fa tante comunioni e rimangono sempre uguali? Voi sapete, qualcuno di quelli che sta lontani, sono tutte quante scuse e pretesti, quindi non è che sono, ma dicono, ah, è sempre che, ma tutta questa grande santità non la vedo. Allora, sono pretesti, d'accordo? D'accordo, perché molte volte non è che non la vedono, qualche volta pure non la vogliono vedere o fanno finta di non vederla perché non gli fa comodo, non ci diamo sempre il fango addosso. Però, se tu stai vicino al fuoco, dicono a Napoli, presto o tardi appicci, forse. Siccome Gesù è il fuoco, se non ti sei appicciato, c'è qualcosa che non va, quindi forse gli stai vicino, ma non gli stai vicino bene. Capite? Ok. I santi dicevano, basterebbe una messa vissuta bene per fare un salto di qualità nella santità. Una. E a noi preti le sante esortazioni che ci venivano fatte spedissime, ogni volta che sali sull'altare celebra la messa come se fosse la prima. Io la prima messa però la ricordo, va bene, di più, secondo per secondo tutto mi ricordo, dal giorno dell'ordinazione fino a quando sono salito, minuto per minuto tutta la notte, che la notte ho chiuso l'occhio, stavo emozionato, stavo proprio fuori, tutto mi ricordo, come se fosse la prima, come se fosse l'ultima. Ci sarà un giorno in cui io celebrerò l'ultima messa, oh, sulla terra, poi il paradiso, il nostro Signore sicuramente a noi preti ci ha preparato qualcosa, se no si può campare, quindi. Dice, come se fosse la prima, come se fosse l'ultima, come se fosse l'unica. Tu pensa, cioè, un prete che possa c'è solo questa la celebrazione. Termina l'infarto, una cosa bellissima, però finita terra è già finito, capito? Quindi, con che spirito? Perché, capite, quanta gente ha conosciuto Gesù, vedete? Anche questi, ma voi, cioè, noi dobbiamo capire quando, cioè, vi rendete conto che significa averci davanti come ci avete davanti a me, nostro Signore Gesù Cristo?
E a questi che gli ha fatto? A questi che stanno facendo? Niente. Peccato nel freddo, anzi, capito? Ora succede, succede il finimondo, non succede la tragedia. E come mai? Qual era il problema? Gesù non gli voleva bene a loro? Non ha cercato di fargli arrivare tutto quanto il bene e l'amore che ci aveva? Certo. E dove stava il problema? Stava che t'appicci se ci metti la fiamma, no? Se ci metti, adesso io non sono un fisico, qualche materiale, come dire, ignifugo, d'accordo? Ecco, non pirofilo, pirofilo va bene, ma ignifugo, t'appicci. Se noi siamo ignifugi, non ci appicciamo. Le persone che trascurano la vita cristiana, la voglia di giustificarsi, cioè perdono le occasioni di... A me dispiace tanto, cioè, mi dispiace per loro, capite? Perché io mi rendo conto che loro non sanno quello che si perdono, ma io sì. E pensate quanto può, tra virgolette, in qualche misterioso modo, stare male Gesù quando vede noi. Potremmo avere una vita bellissima vicino a Lui, meravigliosa, e viviamo come dei poveretti, proprio una vitarella brutta, grigia, quando va bene. Perché può anche andare molto peggio, si può anche andare sul depresso, sull'angosciato, il disperato, capite? Ogni tanto qualcuno mi conviene e dice: padre, sono disperato. Io dico: ferma. Allora, Zaffendo, non ti voglio manco sentire. Fermo. Allora, numero uno, sto parlando con figlio di Dio? Allora, espungiamo questa parola dal vocabolario dei figli di Dio. Cioè, c'è un problema, bene, per carità. Non esistono problemi a cui non ci sono soluzioni in questo mondo. A tutto c'è una soluzione. Poi, la speranza e la fede sempre vive, d'accordo? Noi non siamo soli, d'accordo? Mai, mai, non siamo abbandonati a noi stessi, non dobbiamo pensare sempre a tutto, certo, i problemi dobbiamo affrontarli, però non siamo soli. Bene, attenzione, Gesù pronunciò queste parole nel luogo del tesoro mentre insegnava nel Tempio e nessuno lo arrestò perché non era ancora venuta la sua... Ora, ricordate, no? Il Vangelo di San Giovanni diviso nel libro dei segni e nel libro dell'ora. Questa è l'ora della sua passione. Vedete, non era ancora giunta la sua ora. Ricordatevelo, io che ho fatto la bellissima idea di questa sera. Allora, nostro Signore era volontà del Padre che attraversasse la passione e la morte. Stare attenti però che non si può, come dire, dite bene, eh? Cioè, per uccidere il figlio di Dio sono state fatte delle ingiustizie e dei peccati gravissimi. È corretto secondo voi dire che Dio voleva, qualcuno la vuole, fammi sta zitto, che Giuda tradisse Gesù perché doveva compiersi, cioè aveva una volontà intenzionale, cioè Dio voleva, quindi Giuda ha fatto bene a tradirlo Gesù? Le autorità religiose hanno fatto bene a perseguitarlo e a scaricare la loro rabbia, la loro violenza? Ma Dio ha permesso questo perché attraverso quella cosa, capite? Questo per noi è un mistero che non ci arriveremo mai. Cioè, Dio non vuole in nessun modo il male morale che è il peccato, e non lo vuole in nessuna maniera, ma lo usa per il compimento dei suoi disegni. Questo è un mistero per noi. Però voi capite quale grande consolazione, hai visto il tuo di questa sera? Dice: tutto è sottomesso a Gesù. Già da adesso, ma come è sottomesso a Gesù? Dice l'autore della lettera agli Ebrei: dice, ma non mi sembra. Forse perché nostro Signore non ha il potere di sottomettere in un istante tutto a sé. Ma se voi leggete le testimonianze dei tanti santi canonizzati, cioè non mi ricordo se anche Santa Teresa d'Avila c'è tutto del genere. Raccontano che quando Gesù si affaccia all'inferno, perché pare che si affaccia ogni tanto, a dare un po' di mortificazione ai diavoli, sapete che fanno i diavoli? Stanno tutti quanti prostrati, e zitti e muti. Cioè, il diavolo che fa il pazzo, ed è il principe di questo mondo, secondo il Vangelo di Giovanni, ma se il nostro Signore si muove minimamente, si mette la quadra alle gambe, e non può fare niente. Allora, non potete durante l'omelia della messa di Dio, nessuno bestemmia, uno potete dire: ah, allora perché Dio lo lascia? Va? Ecco, questa è una bestemmia.
è chiaro, oggettiva, poi uno non si rende conto di quello che dice, lo lascia fare, perché i disegni di Dio sono imperscrutabili. Però la vicenda stessa di Gesù non era giunta alla sua ora, cioè se tutto l'inferno si fosse equalizzato contro Gesù prima della notte del giovedì santo, non gli avrebbero potuto torci nemmeno un capello, e non gliel'hanno torto. Chi scrive sto Vangelo è San Giovanni, ve l'ho detto tante volte, San Giovanni è l'unico degli apostoli che non è morto martire, ma non perché non l'hanno martirizzato, perché due volte ci hanno provato a farlo fuori, perché Dio non voleva che morisse martire. Se voi leggete le storie dei martiri, oh, alcuni martiri sono morti ammazzati, altri il nostro Signore, ma si è inventato di tutto, ha pietrificato i persecutori, non ha fatto morire i martiri. Vedete anche la Bibbia, no? Nabucodonosor schiappa i tre giovani nell'Antico Testamento, li schiappa dentro la fornace, poi mette Daniele nella fossa dei leoni affamati, e quelli la fornace che camminavano in quattro, non in tre, il quarto molto probabilmente era nostro Signore, e se escono dalla fornace meglio di prima. Nabucodonosor dice, ma che è successo? Ah, ma allora il vostro Dio è vero. Dice, mo butto dentro quelli che hanno messo là, ma quando manco tempo a mettere dentro la bruciare tutti quanti. Ci crediamo noi queste cose qua? Punto interrogativo. Perché se la nostra fede non arriva a questo, vedete, le persone adesso stanno agitate, preoccupate, tante questioni. Io non voglio fare il suo, ma io sto preoccupato, ma proprio per niente. Ma non è perché sono bravo, perché ho, perché, cioè, io lo so che Dio c'ha tutto sotto controllo, non ho nessun dubbio su, cioè non è che lo so, ci credo fermamente, capite? Padre Pio diceva che il nostro Signore, come dire, vediamo tutti quanti, fa un po' di commedia, ma è un po' di commedia, agli occhi suoi, capito? Non è niente di grave. Dice, ma come niente di grave? Ma la pandemia, ma le cose, niente di troppo serio. Non è che Dio si è addormentato, non era ancora giunta la sua, questo dobbiamo ricordarlo. Noi non siamo solo, la nostra vita, le nostre cose, capite? Anche quando un male arriva, un credente, un figlio di Dio deve trovare consolazione. Dice, ma arriva un tumore, andate a sentire le testimonianze bellissime del mio amico Don Fabio Rosini, ce n'ha due di tumori in atto, uno più peggio dell'altro. Lui racconta, se lo trovate sul web, dice, io non lo capisco perché il Signore ha fatto venire queste cose, ma posso dire che in questa realtà non sono solo. Il Signore è stato con me, mi ha fatto crescere, l'ho incontrato. Non è una cosa bella avere un tumore. Ma siccome è un uomo di fede, quando gli è venuto, pur soffrendo, non è che uno non soffre, capisce se il Signore mi sta facendo passare per questa cosa, lui lo sa perché. Io ne sono testimone, adesso non posso parlarvi della mia vita privata, ma questo l'ho visto un'infinità di volte. Anche quando la nostra vita passa per percorsi, per momenti, per situazioni, per la valle del pianto, per i momenti di prova, per i momenti di, come dire, di buio, di tutto quello che volete, c'è sempre un perché. E c'è sempre una mano che ci sta guidando, purché noi rimaniamo sempre con lui e nella sua amicizia. Dice ancora Gesù, di nuovo disse loro, io vado e voi mi cercherete, ma morirete nel vostro peccato. Terribile. Dove vado io, voi non potete venire. Però se andiamo avanti così, penso che morirete nel vostro peccato. Attenzione, Qui Gesù sta dicendo che il peccato è la causa di ogni morte. Dove vado io, voi non potete venire. Non è soltanto io vado in paradiso. Dov'è che non possiamo andare? Dove ci andava soltanto lui? In croce non possiamo andare. Senza il suo aiuto. Cioè non siamo capaci di avere un amore così grande come quello che lui ha manifestato sulla croce. Per il Padre e per tutti noi. Dicevano allora i giudei, vuole forse uccidersi dal momento che dice dove vado io che non potete venire, e diceva loro, voi siete di qua giù, io sono di lassù. Voi siete di questo mondo, io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, attenzione, guardate,
le maiuscole. Io maiuscolo sono maiuscolo. Morirete nei vostri peccati. Perché io sono sta in maiuscolo? Vi ricordate quando Dio si rivela a Mosè? Come ti chiami? E gli risponde: io sono colui che sono. Dirai agli israeliti: io sono mi ha mandato a voi. Se io adesso passassi alla traduzione, vi faccio vedere il parallelo greco e poi andiamo all'Esodo, vedete la 70, vedete lo stesso identico verbo. Ego eimi. Se non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Cioè, se non mi accogliete come vostro vero Dio e vostro Salvatore, i peccati in cui siete, che sono la causa della nostra morte, vi daranno la morte, perché soltanto io vi posso liberare da queste catene. Gli dissero allora: tu chi sei? Gesù disse loro: proprio ciò che io vi dico. Molte cose ho da dire da voi e da giudicare, ma colui che mi ha mandato è veritiero, e veritiero le cose che ho udito da lui le dico, e le cose che ho udito da lui le dico al mondo. Non capirono che egli parlava loro del Padre. Vedete cosa dice? Disse allora Gesù, questo è un passaggio fondamentale: quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, allora conoscerete che io sono. Questo è un altro proprio leitmotiv del Vangelo di Giovanni. Quando è che si capisce che Gesù è Dio? Per i segni? Per i miracoli? Perché durante il battesimo il padre dice: questo è il mio figlio prediletto? Sì. Ma quando è che proprio... No, no. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo? Innalzato vuol dire messo in croce. La croce che... Ma capite? Allora saprete che io sono. Cioè, no, capite? Dio che è immortale, che è onnipotente, tu capisci che quello è Dio quando si mostra, si sta facendo umiliare, massacrare, uccidere. Cioè il paradosso dei paradossi. Eppure, Vangelo di Marco, chi è? E quando il centurione riconosce che Gesù è Dio? Visto lo spirare in quel modo, disse: veramente questo era il figlio di Dio. Perché uno che è capace di fare, cioè, capite? Scendi dalla croce se sei Dio? Per lui sarebbe stato molto molto semplice fare il gioco da... Lo poteva fare, Spero che nessuno di voi pensi che ormai sta in croce, ma che capite? Cioè, togliersi dalla croce per Gesù basta un atto della volontà, è un gioco da ragazzi, fulminare da tutti quanti quelli che stavano lì sotto. Per noi non è così, se ci sto io in croce, se ci resto, ma per lui non era così, capite? Ma proprio perché poteva fare e non l'ha fatto, e anziché fare quello va a scusarli: padre perdonali perché non sanno quello che fanno, capite? Cioè, dice: non è possibile. Non è roba che può venire da un uomo, un amore così grande. Questo è proprio il Vangelo, la gloria di Dio. Noi pensiamo alla gloria di Dio, la risurrezione, la maestà divina, gli angeli che si prostrano, santo, santo, santo. Lo vedremo. La gloria di Dio si manifesta nel crocifisso. Padre, glorifica il tuo nome, perché come io vedevo nel capitolo 17, è giunta l'ora che tu sia glorificato, non perché tra poco risorgo, ma perché sto per andare in croce. È certo. Quando avrete innalzato il figlio dell'uomo, conoscerete che io sono e non faccio nulla da me stesso, ma parlo come il Padre mi ha insegnato. Guardate un'altra bellissima cosa di Gesù, che qui faremo veramente: non faccio nulla da me stesso, ma fossimo capaci pure noi. Guardate, io, se volete fare una preghiera per me, Signore, fa che Don Leonardo non faccia mai nulla da se stesso. Noi avremo fatto bingo quando non facciamo più niente da noi stessi, zero, manco un passo. Sarebbe il top. È stata la vita di Gesù ed il rapporto che c'era tra le due persone della Santissima Trinità. Qui Gesù parla come uomo, no? Perché come uomo ha vissuto questa sintonia perfetta, no?
la volontà umana di Gesù, lo dicevano la catechesi di denominazioni di questa mattina, c'è un concilio che ha detto la volontà umana era distinta da quella divina di Gesù, non era tutto automatico in Gesù, Gesù era un uomo veramente, quindi ogni atto che lui faceva da uomo era un atto meritorio, perché doveva esercitare la libertà, cioè non fare nulla da se stesso, non era dire vabbè, figlio di Dio ho fatto l'uomo, che problema c'è? No, no, il problema c'è come, c'è come, perché capite? Altrimenti l'incarnazione diventa una barzelletta. La Chiesa ha condannato tutte le eresie, ma proprio risolutamente, che minavano minimamente questa cosa. E infatti, colui che mi ha mandato è con me, non mi ha lasciato solo perché faccio sempre le cose che mi sono da dire. Altra preghiera da fare per Don Leonardo, mi raccomando, che faccia sempre le cose che gli sono gradite. Questo dovrebbe essere il nostro desiderio, ma addolorarci non soltanto le cose lecite, perché le cose che sono gradite è un po' più del lecito. Non faccio niente di male, se è vero, supposto che sia vero, mettiti in ginocchio e ringrazia il Signore. Allora fai uno step successivo, fallo contento, perché capito? Una cosa, cioè voi siete sposati, no? Ci saranno delle pietanze che ti piacciono tanto, se tua moglie te va una pietanza normale, te la mangi, è carina, ma te fa una cosa buona, ti fa una cosa che ti è gradita, tu sei più contento, o no? Ecco, quindi no? Per nostro Signore è così, c'è il lecito, c'è il buono, c'è il migliore e c'è l'ottimo. Chi comincia, che capite, quando una persona vuole bene, cerca di fare contento con chi sta vicino. Questo Gesù l'ha vissuto all'ennesimo livello, chiaramente, no? E a queste sue parole molti credettero in lui. Perché? Perché? Sono parole impegnative, no? O no? Parlo come il Padre che mi ha insegnato, non faccio nulla da me stesso, faccio solo le cose che gli sono gradite. Perché hanno creduto in lui? Perché io l'ascoltava, dice. Ma è proprio così, perché Gesù poteva parlare in questo modo, lui se lo può permettere, ma la sua vita andava avanti le sue parole. Nessuno poteva, a un certo punto lo dirà proprio nel Vangelo di San Giovanni, chi di voi può convincermi di peccato? Si faccia avanti. Noi non potremmo mai dire cose di questo genere, no? È ovvio, però dobbiamo tendere verso questa direzione. San Paolo dice la vostra condotta sia irreprensibile. Ma che significa irreprensibile? Oggettivamente irreprensibile, cioè che nessuno ti possa venire a dire ti sei comportato male, con verità. Se ti calunniano, malignano, è un altro discorso. Quindi a questo noi dobbiamo tenderci, senza fare i falsi umili. Sappiamo di essere poveri, miseri e peccatori, ma abbiamo questa tensione, perché noi abbiamo un maestro che ci sta davanti e che ci precede, no? Gesù allora disse a quei giudei che gli avevano creduto: se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ci dobbiamo fermare perché poi comincia il discorso di Abramo. Scusate che mi sono dilungato un po' troppo, però dovrò trovare una quadra, ma di leggere queste cose con voi, cioè per esempio, cioè, adesso qui uno dovrebbe starci 2-3 ore, cioè il Vangelo di Giovanni è fatto così, ogni frase che dice Gesù c'è una profondità impressionante, capite? Cioè, allora, se rimanete nella mia parola, rimanete nella mia parola, questo termine fondamentale del Vangelo di Giovanni, guardate qui, non posso resistere alla tentazione, no? Di riprendere l'espressione, eccolo qua, meno in greco, remain, proprio se rimanete nella mia parola. Gli amanti di Luisa di Carreta, no? Vivere nella divina volontà, molte persone non capiscono che significa. Non semplicemente farlo, cioè non se obbedite alla mia parola, se ascoltate quello che vi dico veramente, proprio rimanete nella mia parola, cioè che questo significa che non esiste, cioè faccio sempre le cose che mi sono gradite, non faccio nulla da me stesso, cioè altro che, cioè, no,
è una connessione H24 nella mia parola. Sarete davvero miei discepoli? Io ho tante cose. Il discepolo, vedete in greco, mazetai, mazetes, da manzano. Manzano è un verbo che significa colui che apprende, colui che impara, sta continuamente in atteggiamento di ogni mattina che ti alzi. Questa è una cosa meravigliosa. Io vi dico, 50 anni ogni mattina, mi sveglio ogni giorno, imparo qualcosa, non c'è nessuna difficoltà a dirlo. Cioè, veramente io oggi, come sono oggi, non mi riconosco più rispetto a come ero 10 anni fa, ma che dico, ma perché, dico, è tra 10 anni che succederà? Perché se andiamo avanti così, capite? Ogni giorno impari qualcosa di nuovo, è un processo, è una... Se tu stai con Gesù è così per forza, perché ti sembra che, ma siamo ancora tutti quanti anni luce lontani, quindi abbiamo sempre dei margini, come dire, di crescita, di miglioramento indefiniti. E se succede questo, quindi rimanere nella parola, stare alla scuola di Gesù, che cosa succederà? Attenzione, qui il verbo è un altro, Gnosco. Non l'altro verbo del conoscere. Aspettate che ve lo devo andare a vedere, Vedete? Sono andato a controllare, non ricordavo una cosa. Oida è l'altro verbo. Guardate il significato in inglese. Sempre tu, no, non è che conosco. Perché oida è quella conoscenza intima. Oida è l'aoristo di Orao. Non è un conoscere intellettuale, è un vedere a fondo. Quindi è proprio un penetrare nel cuore di qualcuno. Invece, la verità è una cosa che devi conoscere proprio con la tua intelligenza, no? Allora qui dice conoscerete, vedete, gnoseste, vedete, to come to know, learn, know, realize, traduzione in inglese, ma non è lo stesso verbo, per cui si tratta proprio di conoscere la verità. Attenzione, e la verità vi farà liberi. Concludiamo perché siamo... Che significa che la verità ci fa liberi? Dopo qui vedremo la prossima volta che il giudeo comincia a dire e noi siamo liberi, noi non siamo stati schiavi di nessuno, non ci sta... Vedremo che gli risponde Gesù. Noi siamo schiavi. Allora, la libertà, diceva Sant'Agostino, sapete che cos'è la libertà? La libertà è la capacità di saper dire sempre di no al male e... Nell'esercizio la libertà fondamentalmente è la possibilità di scegliere tra due cose possibili. Ma queste cose possibili devono essere solo buone. E tu per imparare a scegliere solo le cose buone, le devi conoscere quali sono le cose buone e quali sono le cose cattive. Se tu non hai questa conoscenza, tu pensi di essere libero. Ma il peccatore, supponiamo una persona che, cioè le persone che, supponiamo una persona che non va mai a messa, bestemmia come tu, quindi la persona sicuramente non sta in grazia. Non è libera secondo voi quella persona lì durante la giornata? Vado al bar, vado al mare, vado ai monti, faccio questo, faccio quell'altro, ma è schiava. Perché? Perché alcune cose quella persona dice, quella in croce non ce va, capite? Quella, se una persona lo insulta, gli emena, non è capace di perdonare. Perché chi commette il peccato è schiavo del peccato, ce lo dirà la prossima volta, ma questo signore. Sant'Agostino diceva, solo chi conosce la verità può vivere nella vera libertà, perché con tutto quello che è monnezza non c'ha più niente a che fare. Se una persona non ha questa conoscenza, è succhiato, pensate alle persone che vivono nel vizio, un lussurioso. Provate ad andare a parlare con un lussurioso di quelli proprio doc, se è capace di smettere dall'oggi al domani con tutto quello che fa, un lussurioso, uno che gioca d'azzardo, uno che si droga, uno che fuma come un turco, pensiamo insomma alle situazioni borderline, violento, d'accordo? Una persona che sta sempre a strillare, che sta sempre a, e che usa le mani, che mena, o pensiamo poi ai delinquenti, insomma la mala vita. Vabbè a dire se smetti, dall'oggi al domani, sulle forze tue, vediamo se sei capace, vediamo se sei libero, dimostrami che sei libero. Vai!
non è capace. Solo chi conosce la verità sperimenterà questa grande libertà. Fermiamoci, perché noi facciamo le 4 di notte.